l'endpoint era valutare la malattia cardiovascolare e il carcinoma invasivo della mammella. Ebbene, come vedete nella diapositiva, questi numerini sono il rischio relativo di cui prima vi parlavo. Lo studio ha dimostrato che sia per la malattia cardiovascolare, sia per quello che è l'ictus, sia per la trombosi venosa, sia per il breast cancer, c'era un rischio che era aumentato. Cioè è stato riscontrato che la terapia ormonale sostitutiva comunque tanto innocua non era. Prima si diceva e però riduce le morti per malattie cardiovascolari dal 50%, quindi anche se aumenta il rischio di tumore della mammella ci va sempre bene. In realtà non è vero, perché anche il rischio di malattia cardiovascolare sembra essere leggermente aumentato. Per cui questo studio, dopo un follow-up di circa 5 anni e qualcosa, è stato bloccato in quanto la valutazione statistica del rischio di carcinoma della mammella è stato ritenuto troppo alto per poter proseguire il trattamento. Successivamente è stato fatto un altro studio, questa volta non uno studio randomizzato nel quale le pazienti erano suddivise in due gruppi, ma uno studio di coorte, il One Million Women Study, nel quale veniva effettuata praticamente la stessa valutazione su un numero di donne molto alto, circa 1.084.000 pazienti. Anche in questo caso si è valutata ad esempio il rischio relativo legato all'HRT, quindi alla terapia ormonale sostitutiva, che nelle donne che non l'avevano mai usato il rischio ovviamente è considerato 1, in tutti gli altri gruppi, uso attuale, utilizzo 5 anni prima, utilizzo 5-9 anni prima, in realtà il rischio sembra essere aumentato. 2 anni più tardi, nel 2004, su JAMA lo stesso studio è stato riproposto per vedere se nelle donne, cioè è stato fatto, è stato fatto nello stesso studio, si valutava il risultato nelle donne che avevano tolto l'utero e si è visto come in realtà se noi facciamo la terapia solo estrogenica nelle donne che hanno rimosso l'utero, quello che è il rischio di carcinoma della mammella risultava ben al di sotto dell'1, cioè risultava ridotto. Per cui in realtà da questi due studi che cosa si può trarre a conseguenza? Che in realtà la terapia estroprogestinica in qualche modo è pericolosa soprattutto per la mammella. Questo rischio, legandomi a quanto ha detto la dottoressa Venturelli, sembra essere legato non alla componente estrogenica ma alla componente progestinica, in qualche modo in ossequio a quella ipotesi androgenica di cui parlava la dottoressa Venturelli, che appunto è nata qui in istituto. A conferma di questo, recentemente, proprio in questo mese, è stato pubblicato uno studio fatto dal BIJUIF e dall'Istituto Nazionale dei Tumori, in particolar modo il professor Berrino, questo studio EPIC, che andava a valutare sempre il rischio di tumore della mammella, sempre nelle pazienti che facevano terapia ormonale, ma con un migliore disegno dello studio che riduceva i bias statistici, del quale non vorrei parlarvi, ma in realtà questo studio cosa ha dimostrato? Cioè l'elemento nuovo di questo studio qual è? Ha confermato il rischio di tumore della mammella nelle pazienti sottoposte a terapia estroprogestinica classica, però ha valutato che se noi andiamo a utilizzare, anziché quelli che sono i progestinici normalmente impiegati, quello che è il progesterone naturale, il progesterone naturale si ritiene perché ha un'azione androgenica inferiore, in realtà questo lo vedete evidenziato nella diapositiva, se riesco a trovare il mouse che ogni tanto scompare in questa riga, vedete come l'uso della terapia ormonale sostitutiva non sembra accompagnarsi a un aumentato rischio di tumore della mammella. Ora, qual è il concetto che vorrei tirar fuori? Allora, nelle donne isterectomizzate noi possiamo fare la terapia ormonale solo con estrogeni, e questo non si accompagna al rischio della mammella. E comunque, se io sono obbligato dalla presenza dell'utero, per un qualsiasi motivo, devo fare la terapia ormonale sostitutiva, dallo studio EPIC appena pubblicato sembrerebbe che esistono delle modalità di somministrazione di questa terapia che si accompagnano a un normale, un rischio assolutamente normale di andare incontro al tumore della mammella. Per quanto riguarda i fitoestrogeni, finisco, vi giuro, volevo farvi vedere questo lavoro che è stato appena pubblicato, è stato pubblicato nell'ottobre 2004, che è una revisione di tutti i lavori, o almeno dei principali lavori, sui fitoestrogeni impiegati in menopausa.
Sono stati selezionati 22 trials clinici per un totale di 2069 pazienti e 3 abstract per altri 279 pazienti. Queste sono le caratteristiche, grosso modo, della revisione: l'età media della paziente è 53 anni, la durata della menopausa 4,3 anni, via di seguito la frequenza di vampate, la durata media degli studi. Gli studi sono stati suddivisi dall'autore in 3 diverse categorie, dato che era difficile suddividerlo per dosaggio degli agenti farmacologici, si è scelto di suddividerli per tipo di composto impiegato, e quindi sono stati suddivisi per integratori alimentari a base di soia, estratti di trifoglio rosso. Ora, nel primo gruppo integratore a base di soia, nella diapositiva ho messo sulla prima colonna qui la riduzione delle vampate al giorno e qui un miglioramento dello score, che è un sistema di rilevazione dei sintomi legati alla menopausa. Come vedete, nella stragrande maggioranza dei casi l'impiego di questi estratti negli stessi lavori pubblicati non comportano un miglioramento dei sintomi, almeno rilevato dagli stessi autori. L'unica in questo gruppo, io non riesco a far funzionare sto mouse, ecco, l'unico è il lavoro di Albertazzi su 104 casi che dà una riduzione significativa del numero di vampate. Se andiamo a vedere gli estratti di soia, lo stesso discorso, qui sono 2 lavori che danno una significatività, però del gruppi con un numero ridotto di pazienti. Ed infine quelle con estratto di trifoglio rosso, lo stesso discorso. Ora, le ultime 2 diapositive sono essenzialmente legate, io impiego quelli che sono i fitoestrogeni, ritengo che questi composti abbiano una loro utilità nell'impiego clinico, però una delle cose che mi sorprende guardando questi lavori, e questo lavoro in particolar modo che vi invito a leggere, è in realtà l'assoluta imprecisione nella conduzione degli studi, che un po' si riaggancia a quando diceva il collega che mi ha preceduto, cioè non si capisce bene perché negli studi fatti su un determinato farmaco in genere c'è una necessità di obbedire a determinate regole nella conduzione clinica dello studio, che invece sono mancanti in questi studi. In questi studi non viene ad esempio utilizzata quella che è una metodica, che è l'intent to treat analysis, cioè c'è una assoluta mancanza di coerenza nell'attribuire ai vari bracci di trattamento, parlo degli studi randomizzati, le pazienti che entrano in un braccio rispetto a un altro. C'è una paziente che ha iniziato con i fitoestrogeni, che dopo un po' interrompe e passa all'altro gruppo, non si capisce bene dove è stata analizzata dallo studio stesso. C'è ovviamente dei grossi problemi metodologici. La conclusione dello studio è che allo stato attuale i dati disponibili non consentono di affermare che i fitoestrogeni sono migliori del placebo nel ridurre quelli che sono i disturbi della menopausa. Sono generalmente tutti questi trattamenti ben tollerati, addirittura con 3L nelle diapositive, ma soprattutto quello che emerge è che le conclusioni sono assai penalizzate da quella che è la qualità dei dati disponibili. Grazie molte. Ringrazio molto l'amico Francesco Raspaglisi, giovane primario e valido chirurgo. Beh, insomma, tu sei stato nominato primario giovanissimo, credo il più giovane dell'istituto nella sua storia. Quindi complimenti.